Eccoci di nuovo ritrovati qui a Vera Mattina dopo una prima parte dedicata appunto alla dermatologia con ospite il dottor Alfredo Giacchetti dell'IRCA di Ancona. Adesso invece torniamo invece sui territori, focus sui territori, partiamo dalla provincia di Fermo, andiamo a Porto Sant'Elpidio con la nostra Donatella Lappa che ci parla del blitz della polizia che ha effettuato sequestri in un palazzo tra armi, droga e quant'altro. Donatella. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Questa segnalazione alla polizia è arrivata da parte dei residenti perché comunque c'è un'attenzione magari nei confronti di movimenti sospetti. Infatti nel palazzo e nelle vicinanze alcuni residenti avevano notato un continuo andirivieni che è stato segnalato alle forze dell'ordine, alla squadra mobile in particolare della questura di Fermo, che ha fatto le dovute verifiche per poi, diciamo così, intervenire in un blitz alle prime luci dell'alba e scoprire che effettivamente in quell'appartamento venivano svolte attività illecite. Infatti è stato trovato anche un ingente quantitativo di droga. Gli occupanti all'interno, tutti i trentenni, alcuni magrebini, due in particolare già segnalati alle forze dell'ordine per altri tipi di reati, sia contro il patrimonio che per lo spaccio di droga, e quindi questo blitz ha consentito alla squadra mobile di Fermo nell'intervento di rintracciare questi soggetti, di appunto sequestrare un importante quantitativo di droga, ma anche delle armi che poi avevano cercato appunto di disfarsene gettandoli dal terrazzo, ma prontamente gli agenti che si trovavano sotto hanno recuperato quest'arma e le munizioni. Un'altra cosa importante che è stata sequestrata sono stati degli attrezzi, dei trapani, con tutto ciò che concerne, come diciamo così, anche ulteriori attrezzature. Chiaramente sono delle dotazioni delle quali si erano forniti questi soggetti che erano sicuramente atte allo scasso. Quindi vediamo che per quanto concerne le attività illecite, oltre che la detenzione insomma, di armi, il fucile che è stato gettato dalla finestra, la droga che è stata sequestrata, ma anche degli arnesi atti allo scasso. Questo significa che insomma agivano per così dire ad ampio raggio nell'illecito e quindi questo è stato un altro colpo messo a segno dalla squadra mobile di Fermo, che è sempre molto attenta alla sicurezza dei cittadini ma anche alla segnalazione dei cittadini stessi. Qui in particolare il fatto è avvenuto a Porto Sant'Elpidio, ma ricordiamo che l'attenzione è sempre alta un po' ovunque con particolare riguardo alle località costiere. Infatti Porto Sant'Elpidio purtroppo già da qualche tempo fa registrare diversi episodi di violenza e di illeciti, il che significa che c'è una correlazione chiaramente strettissima, perché le due zone sono contigue, anche con il quartiere costiero fermano di Lido Tre Arti. E poi abbiamo anche tutta la situazione che riguarda Porto San Giorgio, per cui tutta la costa è particolarmente attenzionata perché i reati da un punto di vista di quelli predatori continuano ad esserci, ma purtroppo anche lo spaccio di droga, quindi questo continuo mercato delle sostanze stupefacenti che sappiamo essere tornato in grande auge, nel senso che probabilmente una diminuzione concreta non c'è mai stata, ma in questo periodo insomma i rinvenimenti di sostanze stupefacenti di soggetti che vengono diciamo così presi nell'atto dello spaccio, sia piccoli spacciatori che quantitativi più importanti, continuano ad esserci da parte delle forze dell'ordine. Bene, si continua Donatella, perdonami, dimmi, concludi. No, dicevo, si continua a discutere sulla opportunità di spostare la compagnia anche carabinieri dall'entroterra, quindi da Monte Giorgio, sulla costa proprio a Porto Sant'Elpidio. Questo è quello che vorrebbero sicuramente molti dei residenti della costa, per avere una presenza che già c'è ancora più massiccia e strutturata, insomma, delle forze dell'ordine, un occhio attento e vigile costante.
La cosa sarà abbastanza discussa perché ovviamente non si possono lasciare scoperte le zone, insomma, che poi sono sempre territori piuttosto caldi, no? Lo sappiamo anche per i furti e non solo. Quindi, insomma, sarà da vedere. Comunque la stagione alle porte impone una certa presenza su tutto il territorio. Grazie Donatella, noi ci sentiamo più tardi per un altro argomento scottante, lo possiamo proprio dire, che Sì. riguarda la zona del Fermano. Ci vediamo dopo, intanto grazie. Grazie a te, buon proseguimento, a più tardi. E adesso andiamo pure a parlare sempre di altri argomenti di cronaca. Andiamo dal nostro Ciro Montanari proprio per parlare invece di un fatto che veramente desta molto sgomento, ovvero molesta la collega a un party aziendale, tenta l'approccio ma finisce a processo. Questo è un uomo di 56 anni, ci racconta tutto Ciro Montanari. Buongiorno Daniela e naturalmente buongiorno a tutti i telespettatori di Vera Mattina e di Vera TV. Sì, tu hai detto, adesso ti vado un po' più nei dettagli, è un fatto che è accaduto innanzitutto in provincia di Ancona, per la quale poi il 56enne accusato da una ragazza di 22 anni di molestie è stato rinviato a giudizio. Il dibattimento è in programma, è stato fissato per il prossimo 10 di ottobre. Allora, che cosa è successo? È successo che queste due persone, per l'appunto un 56enne e una 22enne, lavoravano insieme in una ditta di servizi informatici e durante un party, anzi durante la cena di Natale, se proprio insomma vogliamo essere esatti, vogliamo essere precisi su quello che accadde, insomma, ci si divertiva, si ballava, si scherzava, si giocava, insomma, a questo appuntamento, come spesso accade tra colleghi in cene di lavoro di queste situazioni, e a un certo punto l'uomo avrebbe gettato probabilmente inavvertitamente un cocktail addosso alla ragazza. Però questo, insomma, non ha scatenato eccessivi tipi di problemi, tanto che la ragazza è tornata in pista a ballare e poi, insomma, la festa è proseguita senza difficoltà, senza situazioni ulteriori. Però, ovviamente, tutto questo è da provare nel corso del dibattimento del prossimo 10 ottobre. Però, a un certo punto, l'uomo, il 56enne, avrebbe rovesciato in testa e sui vestiti della ragazza una bottiglietta d'acqua. Avrebbe, perché questo poi è da verificare e da provare. La ragazza sarebbe andata in bagno per asciugarsi, per sistemarsi, e qui il 56enne l'avrebbe raggiunta e avrebbe anche tentato di approfittare di lei dandole un bacio sulle labbra. Avrebbe tentato, proposta rifiutata da parte della ragazza, che si è infastidita e poi tornata in sala, e la serata è proseguita. Nei giorni successivi l'uomo avrebbe così molestato in altri modi, in altre situazioni, la ragazza, dicendole ciao bella, ciao tesoro, cose che insomma avrebbero infastidito la ragazza, al punto che è scattata la denuncia e è scattato successivamente il rinvio a giudizio, che, come detto, poi porterà adesso a processo l'uomo, il 56enne, il prossimo 10 ottobre, per chiarire come sono andate esattamente le cose. Allora, questi sono i fatti di una delle tante situazioni che purtroppo, insomma, si verificano in tutto il territorio regionale, in tutta Italia naturalmente, ma noi ci riferiamo al nostro territorio regionale. Non è la prima volta che accadono cose del genere, è forse molto meno frequente che poi si proceda con una denuncia e addirittura con il rinvio a giudizio e il processo per molestie, come in questa circostanza. Vedremo quali saranno gli esiti del dibattimento. Di certo, insomma, è una situazione che andava raccontata. Ecco, sì, infatti Ciro, no? Poi questa, come hai detto bene te, molto spesso questi episodi cadono sotto traccia, ma proprio perché da parte della, chiamiamola vittima così, vittima di attenzioni, c'è anche una reticenza, no? A parlare perché magari nello stesso luogo di lavoro, perché certe molestie in realtà sono un pochino sdoganate, cioè il complimento sempre fatto in maniera simpatica tra colleghi, no? Però c'è sempre un confine e molto spesso, cioè, certi tipi di confidenze, per quanto si è colleghi, si condivide una serata magari di festa aziendale così, cioè,
comunque infastidiscono, lasciano un po' l'amaro in bocca, non sono graditi, se si concludono nell'episodio di una serata, e una battuta una sola volta, sono tollerabili, altrimenti poi non lo sono. Però spesso e volentieri si è un po' timorosi, no? Nel dichiararle. Poi tu sei un uomo, magari ci puoi dire la tua versione. Sì, no, no, effettivamente tu hai fatto un ragionamento molto logico, molto giusto. Per dovere di cronaca va detto che anche riferendosi a questo episodio tutto va accertato, perché queste Sì, sono sì. le accuse rivolte dalla ragazza e poi tutto va accertato. Vediamo se sono andate realmente così le cose oppure se sono state fornite delle versioni esagerate. Però è chiaro che queste situazioni simili accadono, accadono, non è la prima volta, sono fastidiose, sono situazioni che possono creare disagio non soltanto alle persone direttamente interessate, ma anche quelle che indirettamente vengono coinvolte in occasioni del genere. Purtroppo nel 2024 accade ancora questo, accade ancora questo con mille giustificazioni, con mille ragioni, però insomma purtroppo accade. Bene, grazie Ciro Montanari, noi ci ritroviamo tra non molto per parlare di un altro argomento, ma intanto grazie, buon lavoro. A te, buona. E adesso invece ci spostiamo nella provincia, nella riviera tra Ascoli e San Benedetto per parlare di alcuni episodi, soprattutto di arresti da parte della Polizia di Stato che ha arrestato proprio un uomo e due donne rispettivamente di 33, 62 e 33 anni di nazionalità italiane e residenti nell'Ascolano. E poi parliamo anche di un'altra notizia che riguarda invece una questione che riguarda la vendita del pesce che veniva commercializzato su WhatsApp. Ce ne parla la nostra Rossella Luciani. Sì, Daniela, buongiorno. Come Buongiorno. dicevi, partiamo dalla cronaca, in particolare gli agenti del commissariato di San Benedetto del Tronto hanno arrestato tre persone, una donna di 62 anni con precedenti che è finita in carcere e poi una coppia di 33 anni invece incensurati, residenti nel confine, quasi con il Fermano a Massignano, che sono attualmente ai domiciliari. Perché? Perché tutti e tre erano nella stessa auto che è stata controllata al casello autostradale di Mosciano Sant'Angelo, appunto da una pattuglia della polizia, alla vista appunto della gazzella, dei lampeggianti, hanno fatto una brusca manovra e quindi i poliziotti li hanno inseguiti all'interno dell'auto, nascosto in uno zaino. C'era un bel quantitativo di droga, parliamo di quasi 800 grammi di eroina pura, dunque anche dal valore economico importante. Insomma, sono scattati, dicevamo, subito i controlli. Le tre persone sono attualmente agli arresti, la donna a Castrogno e gli altri due ai domiciliari in provincia di Ascoli Piceno. Tutti erano residenti qui e sicuramente la polizia era già sulle loro tracce perché appunto li hanno bloccati al casello di Mosciano Sant'Angelo che si trova nel vicino Teramano. Da un casello all'altro, quello di San Benedetto del Tronto, invece, la Guardia Costiera ha controllato, sempre nella giornata di ieri, un mezzo, un furgoncino che trasportava pesce per la vendita di pesce che proveniva invece da Napoli. Si erano appostati fuori dal casello di San Benedetto del Tronto per vendere il prodotto, però la Guardia Costiera si è finta cliente, aveva prenotato online, come facevano gli altri clienti, tramite WhatsApp un quantitativo di pesce e poi quando sono arrivati appunto sul posto per acquistarlo è scattato il blitz, il controllo e hanno visto che questo pesce non aveva nessun documento che dava la tracciabilità di questo prodotto ittico, dunque è scattato anche il sequestro e una multa piuttosto salata di 1.500 euro, mentre il prodotto ittico sequestrato ammonta a circa 400 chilogrammi di pesce. Questo perché proprio si cerca di tutelare il consumatore,
questo prodotto finale, insomma, che arriva sulle tavole, deve essere controllato, appunto, tracciato. Bisogna conoscere la provenienza di quello che mangiamo e quindi la Capitaneria di Porto è andata proprio verso questa attività che è sempre più frequente, specie in estate. Bene, grazie Rossella. Ringraziamo anche la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, la comandante Alessandra Di Maglio, che ha effettuato l'operazione. Sicuramente oggi le metodologie tra social e WhatsApp, insomma, la vendita arriva su tutti i fronti. E quello che fa strano è che ci sia arrivato il pesce anche a essere venduto in questa modalità, quando poi lo troviamo nelle nostre pescherie o direttamente al mercato del pesce e insomma ce l'abbiamo a chilometro zero. Grazie a Rossella Esatto. Luciani, a più tardi. Noi Grazie, Daniela. rientriamo in studio, ma solo per fermarci qualche istante per la pubblicità, ma torniamo tra poco con altri argomenti dai nostri territori. State con noi.